Via la demolizione e ricostruzione della sede dell'ufficio scolastico regionale e provinciale in via Strinella, un decreto del presidente Angelo Caruso dà l'ok ai lavori, sagoma e posizione leggermente diverse rispetto a quello che era una volta, modifiche che comporteranno un ulteriore passaggio in consiglio comunale perché si dovrà approvare una deroga al piano regolatore. Ci sono 10 milioni di euro che furono finanziati dal CIPE nel 2018, 1 milione fu già concesso per la progettazione, ma la provincia ha già chiesto all'ufficio speciale le somme ulteriori. L'immobile a seguito del sisma aveva riportato dei danni ed era stato classificato B, ma a seguito di ulteriori verifiche si è capito che servivano lavori molto costosi per l'adeguamento sismico e dunque si è deciso di fare diversamente. Come si diceva, qualche cambiamento ci sarà perché dopo valutazioni si è deciso di fare una sagoma diversa per razionalizzare meglio gli spazi interni. Anche all'esterno ci saranno dei cambiamenti per recuperare più posti auto e il fabbricato sarà anche più arretrato rispetto al fronte prospiciente di via Strinella. Obiettivo restituire alla collettività una struttura in classe sismica 4 che possa essere un punto di riferimento per la pubblica amministrazione anche in caso di emergenza. Dunque abbiamo approvato il nuovo progetto per la ricostruzione del nuovo edificio adibito a ufficio scolastico regionale di via Strinella. Edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2009, che a seguito delle verifiche tecniche eseguite non era possibile ripararlo. L'edificio avrà una, diciamo, distribuzione e articolazione diversa da quella attuale, ci sarà un arretramento rispetto al fronte stradale, quindi proprio per consentire una maggiore agibilità di spazi esterni, soprattutto per parcheggi. Avrà uno sviluppo altimetrico superiore, quindi con un recupero di superficie che è quasi 200 metri quadrati in più, quindi per avere notevoli superfici importanti per quelle che saranno poi le destinazioni. Un progetto che oramai ha definito tutti gli aspetti, proprio le articolazioni degli spazi, quindi per una nuova distribuzione, ma che sostanzialmente sussegue alla progettazione che venne finanziata con la scheda CIPE di alcuni anni fa, oggi invece è in lizza per essere finanziato per altri 9 milioni e 4, l'intervento complessivamente costerà 10 milioni e mezzo, quindi fondamentalmente un intervento importante per la città dell'Aquila, per la destinazione che ovviamente recupera quello che è un presidio di straordinaria importanza per tutto il sistema scolastico.